che la sua ritardata ratifica da parte del nostro Paese ha rappresentato una delle criticità a carico emerse nel corso della revisione periodica universale svoltasi presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra nell'ottobre dello scorso anno. Per questa ragione dobbiamo approvarlo subito ed approvarlo nella sua accezione più ampia. Grazie. Grazie a lei. Il governo intende intervenire? Rinuncia? Bene, non essendovi iscritti a parlare. Prego, onorevole Catelli. Ho dimenticato di dire che consegnerò la relazione Bene, più completa. È autorizzata, grazie. Non essendo iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Passiamo al seguito della discussione. La Commissione Bilancio ha espresso il parere prescritto che è in distribuzione. Passiamo all'esame degli articoli, poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1, la votazione aperta. Di Battista. Gigli. Colleghi, vi pregherei di affrettarvi. Ci siamo? Locatelli. Ci siamo? Zardini. La Ferraresi. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 371, maggioranza 186, favorevoli 371, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Siamo? Ginevra. Carloni. Colleghi, vi pregherei di rimanere a posto perché facciamo un voto appresso all'altro, se dobbiamo aspettare. Chi è? Ginato. Bene. Abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 380, maggioranza 191, favorevoli 380, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta.